Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno e sono qua per parlarvi di un argomento molto importante. In questi giorni abbiamo visto che in Crimea c'è stato un referendum, la gente ha chiesto a gran voce di separarsi dall'Ucraina, perché in Ucraina è salito al governo un golpe che ha portato delle persone fasciste. Questo golpe è stato appoggiato finanziariamente dagli Stati Uniti e dalla Troika, ovvero dall'Unione Europea cappeggiata dalla Germania, e qui abbiamo veramente una presenza di queste lobby di banchieri che vanno ad egemonizzare gli stati per poter mettere al governo i propri burattini. In Ucraina abbiamo visto l'ex presidente della Banca di Stato messo, un fascistone, messo al comando illegittimo, in maniera illegittima, è un golpista e come primo provvedimento cosa ha fatto? Ha mandato ad arrestare il presidente della Repubblica Autonoma di Crimea e il primo ministro di queste repubbliche autonome. A questo punto è un'evidenza che il sopruso è da parte ucraina nei confronti della minoranza russa, che in realtà non è neanche una minoranza perché in Ucraina i russi sono la maggioranza, e stiamo assistendo ad una cosa scandalosa. Questo argomento lo approfondirò in un altro video. Il mio appello è un tema che ci tocca a noi italiani in maniera molto profonda. Quello che abbiamo visto noi in Ucraina, questo abuso, queste lobby di bancari che egemonizzano le teste di stati, l'abbiamo anche noi in Italia. È iniziato con Ciampi, ex governatore della Banca d'Italia, imposto dall'alto, dai vertici della piramide, come capo di stato, e lo stiamo vedendo tuttora, perché con Monti, Prodi, tutti i vari burattini, anche Renzi, sono tutti personaggi compiacenti alla Troika, ovvero un organismo al di sopra, la regia mi sta suggerendo anche Berlusconi. Abbiamo dei personaggi che sono compiacenti a un sistema che è stato creato ad arte da dei banchieri, delle banche SPA, per indebitare in maniera artificiosa gli stati e poi spolpare i cittadini di ogni bene. Vengono deturpati e massacrati col sistema fiscale. Siamo arrivati a un punto che il fisco non è nient'altro che un mezzo per rubare ai poveri e ai ricchi, il classico Robin Hood al contrario, perché il fisco ruba maggiormente al povero, quando in realtà il fisco in uno stato di diritto dovrebbe essere un prelievo che andrebbe a finire a beneficio della società, ovvero a creare servizi pubblici, scuola e sanità. No, i servizi pubblici anch'essi devono essere pignorati da questa forza sovraeuropea, verranno quindi privatizzati, l'Italia sta per essere messa al sacco, come lo sono tutti i paesi europei. Purtroppo nessuno interviene in difesa dei cittadini e in difesa degli stati, perché abbiamo una lobby molto forte, una struttura internazionale con a capo la BCE e gli organi della Troika, ovvero i burocrati dell'Unione Europea cappeggiati dalle holding multinazionali della finanza. Abbiamo essenzialmente un sistema che è indistruttibile, da come la vedo io, sia dagli stati, perché gli stati non esistono più, perché queste lobby sono talmente potenti da mettere alla poltrona di comando i loro personaggi, quindi non abbiamo più stati che rappresentano il cittadino, noi eleggiamo solamente dei partiti e questi partiti poi al loro interno mettono il personaggio che gli viene suggerito direttamente dalla Troika. Non esiste più lo Stato. E il mio appello, concludendo, arriva direttamente alla Russia. La Russia, col caso Crimea, ha dimostrato veramente di essere uno Stato con le palle, e l'unica entità nazionale, ma a me andava bene anche un'entità di un altro tipo, qualsiasi, anche una entità rivoluzionaria pacifica, mi sarebbe andata bene, che ha le palle di contrastare questa forza, che è più forte di qualsiasi movimento politico, anche dei movimenti che ci rappresentano in Italia, è più forte
di qualsiasi corporazione, non esiste niente che può andare contro questa Unione Europea. Noi possiamo decidere, voler toglierci da creare un'altra Europa, ma non è possibile, ci manderebbero i carrammati. Siamo contro dei farabutti. Adesso la gente non sa nemmeno a che punto arrivano, chi sono questi mascalzoni. Questi qui sono gente con tanto di pelo sullo stomaco che non gli schifa fare dei genocidi, sono gli stessi che mandano a bombardare la Libia per esportare la democrazia, che hanno fatto dei genocidi in Siria, sono gli stessi che finanziano guerre con il pretesto di esportare la pace solamente per estendere la propria geopolitica. Questa qui è gente che, nel caso in cui l'Italia democraticamente, con una forza politica, volesse prendere le distanze da questi personaggi e riacquistare una propria sovranità, una sovranità per esempio monetaria, una sovranità, una certa autonomia anche in materia legislativa, fiscale, non sarà possibile perché ci tengono per le palle e anche militarmente, anche questo gioco di F-35, ogni Stato acquista armi perché poi i burattinai, nel qual caso qualcuno si ribella, tutte queste armi possono anche servire. Fino adesso i membri della NATO hanno sempre fatto guerre esterne, però non si sa mai che qualche testa calda, qualche Stato voglia uscire dal gioco dei potenti, non ci sta la sottomissione, e allora sono pronti anche a mettere a ferro e fuoco le popolazioni, annientandole essenzialmente. Il mio appello quindi va a Putin. Io adesso voglio ricordare a tutti quanti che ufficialmente in Italia vi è. L'Italia che cos'è l'Italia? L'Italia è un'unione di tanti stati, come potevano essere una volta le repubbliche marinare, come poteva essere lo Stato Pontificio, il Regno delle Due Sicilie. È un'unione di più stati che giuridicamente è illegale perché è stata fatta da Garibaldi con la forza militare. Nessuno di noi ha votato, come è successo per esempio in Crimea, in maniera anche solo plebiscitare, per esempio, l'annessione a questa Italia. È un'Italia che ci è stata imposta, però io voglio ricordare a tutti che l'Italia, il presupposto dell'Italia come Stato non è stato creato da Garibaldi. Noi abbiamo un principe, il principe Suvorov, che è principe dell'Italia. Voglio ricordare a tutti che l'Italia è un principato in cui è riconosciuto a livello internazionale Suvorov come principe russo dell'Italia, è stato lui a liberare l'Italia, è stato lui a creare, togliere dal gioco dei potenti di allora di mano il boccone, l'osso di bocca. E io a questo punto la mia proposta è questa: col cazzo che Garibaldi con solamente 1.000 persone metteva assieme l'Italia se non c'era Suvorov prima, che gli ha dato dentro pesante. Garibaldi è arrivato, lui ha trovato già tutte le cose già fatte, ha trovato già tutte le cose a posto, ha dovuto solamente arruffianarsi quei 4 o 5 punti in cui ci si poteva accordare per creare questa Italia. Però ricorda a tutti che l'Italia è stata creata qualche anno prima, i presupposti dell'Italia, da il nostro principe, il principe dell'Italia, il principe Suvorov. Ed è questo l'unico status giuridico che attualmente esiste e è riconosciuto in Italia. Quello che è venuto con Garibaldi, in realtà, noi possiamo parlare di un Veneto che è occupato da quello che è questo golpe che era stato ordito dai Savoia. Abbiamo le repubbliche di Amalfi, che ne so, di Napoli, sono tutte località, stati autonomi indipendenti che sono stati occupati da Garibaldi. Però dal punto di vista giuridico io richiamo a questo punto la Russia per reintegrare l'Italia all'interno della Federazione Russa. Questo è previsto dall'ordinamento giuridico internazionale. Garibaldi sicuramente è un occupante, lo Stato italiano è un occupante delle territorie, delle confederazioni, degli stati che compongono l'Italia. In realtà noi abbiamo un principe e richiamo a questo punto il principe Suvorov, lo richiamo i discendenti del principe Suvorov, quindi anche
con l'affidamento sotto questo grandissimo ombrello che è la Federazione Russa, io richiamo i discendenti per ritornare in Italia e consegnare l'Italia, saranno comunque i cittadini con un loro plebiscito, nella Federazione Russa. Perché se noi aspettiamo che un qualche cosa cambi, che qualche cosa riesca a togliere dal gioco dei farabutti i cittadini oppressi all'interno dell'Unione Europea, possiamo campacavallo, potranno passare dei secoli, non cambierà niente, perché per il momento l'unica forza con le palle che riesce ad opporsi a questa egemonia di strapotenti, di banchieri, di lobby, è solamente la Russia, l'unica entità, ed è anche l'unica entità che giuridicamente può vantare delle pretese sull'Italia, delle pretese. Noi sappiamo che Suvorov, quando è diventato principe dell'Italia, ha rinunciato in maniera temporale a vantare qualsiasi pretesa sull'Italia, perché credeva che le cose si sarebbero risolte in un'altra maniera. Non si sarebbe mai aspettato che la penisola italiana cadesse nel gioco dei Savoia, e poi sappiamo che è stata messa al sacco, il sud Italia è stato deturpato, messo al sacco delle riserve aurifere. Abbiamo trovato una situazione in Italia negli ultimi 50 anni che non è confacente agli abitanti che la abitano, per cui invito, e lo faccio anche io, sono anche una persona che quando parlo in materia su questa campo qua ho anche l'autorità per farlo, lo faccio in questo momento quando richiamo Suvorov, io lo faccio anche come rappresentante delle forze aristocratiche italiane. Io ricordo a tutti che i miei antenati hanno fatto la campagna di Russia, io ho il mio Trisavolo che è stato il generale che ha conquistato Mosca nel 1812, e riconosco che è stato uno sbaglio. Un altro mio antenato era il generale Petit, il comandante delle forze di Napoleone, dell'esercito di Napoleone e della Guardia Imperiale, e un altro mio Trisavolo era un generale sotto Gioacchino Murat che ha conquistato Mosca, per cui parlo a titolo, anche a livello aristocratico, parlo anche a titolo di una certa, per dare un certo valore giuridico anche a quello che sto dicendo. Non lo sta dicendo una persona che è interessata in modo personale dei fatti. La mia famiglia ha combattuto tantissimo contro la Russia, però io riconosco che c'è stato uno sbaglio storico. La Russia è un paese che non va combattuto, è un paese amico, ed è l'unico paese che possiamo guardare i fatti che riguardano l'Italia, ma guardiamo anche gli altri fatti internazionali, è stato un paese che ha sempre preso a tutela le difese di gente che altrimenti sarebbe stata in balia di oppressori. Guardiamo la Siria di recente, abbiamo dei casi veramente eclatanti. Ok, lancio questo appello. Concludo dicendo, ok, non basta un mio appello, un mio pensiero per chiudere un quadro giuridico. Io ritengo questo: Garibaldi ha occupato l'Italia in maniera illegale, è stato un colpo di Stato. Bisogna andare con un referendum e stabilire regione per regione se accettano l'unione con l'Italia avvenuta con la forza. Potrebbe darsi che la gente non l'accetti, adesso dipende anche da quale repubblica marinara, da quale stato all'interno dell'Italia può avvenire questo, però non possiamo accettare un'unione dell'Italia avvenuta solamente in maniera militare. Qualora queste alcune regioni potrebbero tirarsi fuori, possiamo valutare la richiesta di annessione alla Russia, calcolando anche quello che è il diritto giuridico, basandoci sui fatti storici. Ciao a tutti e ci vediamo alla prossima.